Il proprietario, un egiziano di 33 anni, era già stato sanzionato nello scorso autunno dalla Polizia di Stato per poco meno di 10.000 euro per varie irregolarità amministrative. Inoltre, il locale era stato teatro, il 23 dicembre, di uno scontro fra cittadini dominicani e nordafricani, con feriti e danneggiamenti, e al quale erano seguiti alcuni arresti da parte della squadra mobile ternana. I controlli successivi hanno evidenziato che il locale era frequentato da individui che gravitavano nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. E dalle indagini è emerso che il proprietario era socio anche di un altro locale del centro, poco distante dal primo, anche questo già oggetto di provvedimenti recenti per aver operato senza licenza. Sfociati in un'ordinanza di chiusura da parte del comune per mancanza di requisiti amministrativi. Alla fine di gennaio, durante un servizio di appostamento da parte della squadra mobile nei confronti dei due locali, un cittadino marocchino era stato individuato e denunciato per spaccio. Venerdì 2 febbraio, in un'altra operazione antidroga, interforze all'interno del locale dell'egiziano, due nordafricani erano stati arrestati per spaccio. Alla luce di questo susseguirsi di eventi delittuosi, il questore di Terni, Carmine Belfiore, ha disposto la chiusura per 15 giorni del locale.